questo momento sento tutto il peso della mia età. È come quando al cinema si vede una carrellata pazzesca di bisonti che corrono nella campagna e non si sa dove vanno. Poi il film finisce e di quei bisonti non si sa se sono andati al macello o no. Sono posta tante volte milioni di domande a cui in realtà non ho trovato risposta. Sopravvissuta alla marcia della morte, ha continuato a camminare passo dopo passo una lunga marcia per la vita, per trasformare l'orrore e la sopraffazione in memoria e condivisione. Scusate, ma è davvero una storia incredibile. Se non ce l'avessero tramandata, non avremmo mai pensato di assistere a tanta atrocia. Scusate. Io penso che la presenza di Liliana Segre oggi sia il segno tangibile che il coraggio delle donne può davvero aiutarci a scrivere un futuro diverso.